Allora, ciao Salvatore. Ciao Laura. Questa sera affrontiamo un argomento che scava nel passato. Siamo negli anni 70. E, come mai riprendiamo questo argomento di ben 45 anni fa? Sollecitati da alcune mail che arrivano, che sono arrivate in passato e che anche sono arrivate ancora l'altro giorno. E normalmente a questi messaggi, a queste mail, abbiamo sempre risposto privatamente con la mail. Hai sempre risposto. Però adesso hai deciso di fare un video chiarificatore, perché anche stanco, immagino, di ripetere sempre le stesse cose e col desiderio di fare chiarezza su questa questione. Una volta per tutte. Una volta per tutte. Allora, e l'argomento è il Centro Studi Fratellanza Cosmica. Intanto, che cos'è? Che cos'era il Centro Studi Fratellanza Cosmica? Negli anni 70 io ho avuto il mio cambiamento fisico e psichico di questi esseri che mi hanno trasformato la vita. E a Marsala c'era un certo Armando Castellano, fratello di Ignazio Castellano, che aveva un edicolo a Milano. Qualcuno mi indirizzò a lui, ci siamo incontrati e ci siamo trovati veramente bene. Allora lui mi chiese se io ero d'accordo ad andare per strada a divulgare i volantini di suo fratello e anche di Eugenio Siracusa. Chi è Eugenio Siracusa? Eugenio Siracusa, da quello che risulta dai giornali e dalla persona che ho conosciuto io, lui diceva di essere un contattista, cioè che gli extraterrestri l'hanno contattato, l'hanno trasformato, tutto quanto. Beh, io sono andato con lui, è andato molto bene, poi gli ho detto se potevamo insieme aprire un centro di ricerca ufologica. E lui mi ha detto, dice, andiamo a Catania da Eugenio, se lui ci dà la possibilità di il nostro centro che noi vogliamo fare, di nominarlo pure Centro Studi Fratellanza Cosmica, sarebbe bello così, perché già ci sono, già è indirizzato, è come se ampliassimo quel centro di Catania in varie parti d'Italia. Per me non cambiava niente, perché il ragazzino io ero. Sono andato lì, ho trovato Eugenio Siracusa. Ti posso dire che l'impatto è stato bellissimo, nel senso che lui aveva un grande carisma, mi è piaciuto tantissimo. Poi sono ritornato, abbiamo aperto questo centro e poi a poco le cose sono cambiate. Perché a quanto sembra, Armando Castellano, noi lo chiamavamo Mario, non era un'aquila. Era soltanto imbeccato da Eugenio e non era in grado di poter corrispondere e rispondere a tutte le domande che tutte le persone che venivano al centro chiedevano. Si rivolgevano alla moglie a parte a me. E io gli spiegavo come, non so come, perché non lo so neanche adesso, gli spiegavo tutte quelle cose, gli davo tutte le risposte alle domande che mi facevano. Anche questo ragazzo, bravo ragazzo, fratello mio, veramente, dal cuore, dal profondo del cuore, e lo sto cercando dappertutto, perché anche lui, dopo diversi anni che non ci vedevamo, è venuto a trovarmi a Marsala e si era ammalato pure lui di leucemia. Ma mi ha detto delle cose che a me non andavano giù, perché quando si comincia con l'isterismo, certe cose sbagliate a livello di essere che non conoscono e che non sanno che siano, cioè Torino si ribella, capisci? E che puoi essere più chiaro quando parli di isterismo, di esseri che non conoscono? Ti faccio un esempio. Io a casa di Eugenio c'era una signora
sposata con un altro signore, forse venivano da Venezia o da una città del genere del nord, dove lui affermava che una era la Madonna, l'incarnazione della Madonna, e l'altro era un extraterrestre, quello con Saturniano, di Saturno. Questo lo affermava Eugenio Siracusa. Sì, lo affermava Eugenio Siracusa. E quando lei metteva, non faceva come Sai Baba, che metteva un po' di riso e si riempivano le pentole per 50, 100, 150, 200 persone. Le metteva un po' di pasta così, girava, poi lasciava tutto e andava via. Allora qualcuno gli dicevano, diceva mamma, la chiamavano madre santissima, non so come la chiamavano, diceva, vedi, dice che la pentola, diciamo, si sta bruciando. Dice, no, ci sono i santini che girano per me. Cioè, tutte queste cose Turiddu non le sopporta, io ignorante sono. Ma Eugenio non è che era meno di me, mi dava un punto e una scopa, come ignoranza. Gli ho sentito dire delle cose così tremende, come una volta alcuni giovani di Marsala sono andati a trovarlo per prenderlo in giro e gli hanno detto, parlando dell'arsenale atomico, gli hanno detto, dice, e se gli americani buttassero la bomba speleologica, tu che ne fai? Lui così, poi quella distruggerebbe la terra. Non esiste la bomba speleologica, per speleologia si intende, la conoscenza delle caverne sotto la terra, quella è speleologia, la bomba speleologica. Lui, cioè, sciorinava cazzate di quelle così grosse che un giorno, mentre siamo andati tutto il gruppo di Marsala a trovarlo, e di lì poi ho cominciato a staccarmi a trovarlo, cosa è successo? Che tutti eravamo vegetariani, arrivato lì hanno visto che lui fumava, che mangiava carne. A questo punto io gli ho chiesto a Eugenio, tu parli dei fratelli cosmici che parlano che gli animali sono sacri, non si devono uccidere. Tu stai mangiando carne, sia uccelli che altre cose. Tu stai fumando. Tu parli che non bisogna fumare perché fa... Sì, dici, ma se io non fumasse, non mangiasse carne, il mio corpo si alzerebbe, si solleverebbe in aria che ci vorrebbe riparare anche per tenerlo. Cioè, vedi, io queste cose non le ho mai addolorate e sopportate. E me ne andavo. Poi mi passava, dicevo, beh, prendiamo il lato positivo di lui. E Salvatore prendeva, perché era Salvatore che prendeva il lato positivo. Turiddu invece non ne voleva sapere più niente. A questo punto il Mario Castellana si ingelosì di me perché le persone si rivolgevano sempre a me. E chiamò lui e venne lui col suo gruppo per cacciarmi via e mettere Mario Castellana nel centro che avevo comprato io con i miei soldi, che avevo pagato io. Quello di Marsala. Quello di Marsala, che Mario Castellana una lira non l'aveva messa, che tutto quello che io avevo fatto e facevamo come quarta dimensione e tutte le altre cose li facevo io. Ecco, parli di quarta dimensione, che cos'è quarta dimensione? No, aspetta, sì. Quando lui è arrivato, invece di cacciare me, ha cacciato Mario Castellana, capisci? Poi una seconda volta si è manifestata la stessa cosa con Matteo Corino e Giacomo Lopreste e lui è venuto per cacciare me, ha cacciato gli altri due, poi una sera ci ha portati vicino al mare e ci ha detto, dice, io sono disposto a sovvenzionarvi, a darvi tutti i fogli per quarta dimensione, questo, quell'altro, io vedrò questo, vedrò quell'altro. Giovanni Domingo, che era poi... o il presidente o il vicepresidente, perché io non volevo figurare da nessuna parte, poi mi ci hanno messo loro, che io non mi sono mai interessato di queste cose, gli disse, guarda che ci siamo noi che gli diamo i soldi al Salvatore, gli compriamo le cose, noi non abbiamo bisogno di te. Dice, voi non sapete chi sono io. Dice, io sono discendente, sono un cosa di Kadosh, un... discendente? No, era un cavaliere di Kadosh. Generazione massoneria, e sono un cavaliere di Kadosh, la nostra
Rosa e del Rosa Croce, Gesù su Gesù, ha detto un sacco di parole, parolacce, dice, e poi viene il nome Gesù, noi siamo questi. Dice, se beh, io so pure che tu giorni fa sei andato a Reggio Calabria, quando il presidente dell'associazione Ina Casa, dell'assicurazione Ina Casa, è stato dimesso e ne è venuto un altro, e tu eri presente lì, è saltato in aria, tu come fai a sapere queste cose? Da allora mi ha cacciato dal centro, mi ha minacciato pure di morte, mi ha mandato quella lettera che quel signore ha scritto, cioè ti ha mandato che lui ha scritto, e allora perché io non ho cambiato tutto quanto? Perché io e gli altri eravamo poveri, siamo poveri, noi abbiamo dato tutto gratuitamente, noi l'abbiamo dato senza una lira di... E quindi tutte le fotocopie e tutti i fogli che erano già stampati con quel coso, non potevamo buttarli via perché non potevamo ricomprarli, quindi quarta dimensione non la potevamo più mandare noi. Ecco, che cos'è quarta dimensione? Perché tu hai già la seconda volta che citi quarta dimensione. Per chi non sapesse cos'è quarta dimensione, o cos'era quarta dimensione, ce lo puoi descrivere? Quarta dimensione è un opuscolo che ho creato io, e che quelle pagine sono scritte tutte mie, tranne qualcuno che io ho messo il nome degli altri, perché sarebbe stato molto brutto che tutte le... i trattati che erano lì dentro erano, venivano da me. Questo signore può dire Ignazio Castellana, questo e quell'altro, poi parlerò di Ignazio Castellana, un signore meraviglioso, come suo fratello, che non porto rancore, anzi li cerco a tutte e due. Vorrei trovarli, che qualcuno mi dicesse dove sono, perché li voglio bene come fratelli, veramente. Ho avuto grandissime esperienze. Allora, quarta dimensione quindi era, tu gestivi il centro studi Fratellanza Cosmica di Marsala, questo centro pubblicava mensilmente, trimestralmente un giornale. Non mensilmente, ogni tanto che veniva inviato gratuitamente a chi ne faceva richiesta, a tutti coloro che ci scrivevano e che erano collegati al nostro gruppo di Marsala. E quindi tu avevi sostenuto le spese, e prevalentemente tu, e anche con l'aiuto di qualcun altro che era appartenente del centro, avevi preso la casa che era... 60.000 lire al mese. Costava l'affitto di questo centro, che era un centro molto grande. Pubblicavi gli articoli su quarta dimensione che avevi costruito tu, che aveva lo stesso logo del centro studi Fratellanza Cosmica, cioè è lo stesso. Di Eugenio Siracusa. Facevate iniziative come raccolta di alimenti, raccolta di fondi per aiutare la gente morta di fame. Sì, come hai già raccontato in altri video, facevi anche trasmissioni radiofoniche, cioè c'era tutta una serie di attività collegate a questo centro. Allora quante persone raccoglieva il centro di Marsala, il centro studi Fratellanza Cosmica? Tantissime, ma durante l'anno passavano migliaia di persone. Perché poi sono venuti quelli della Digos, i carabinieri, la pubblica sicurezza, ci hanno messo un agente lì dentro, come se fosse uno che si interessasse di ufologia, e tutti ci rispettavano, e noi eravamo proprio rispettati dal commissario e da altre cose. Perché quando dovevano andare a chiedere l'elemosina per aiutare i bambini, per portarli a Houston, allora nel Texas, quando io non conoscevo la medicina naturale, andavo dal commissario e lui mi dava l'auto per andare a raccogliere fondi, e poi mandavamo. Ci sono i giornali che parlano, ci sono tutta la documentazione. Sì. A Berno, una ragazzina cieca, l'abbiamo fatta con i raccolti, ci hanno tutti rispettato, non abbiamo mai avuto nessun problema. Quanti anni hai lavorato nella costruzione di questo centro e in queste attività? Dal 71 al 2000. Perché poi successivamente è continuato, no? No, al 2000 ho tagliato completamente, quando mi hanno dichiarato clinicamente morto. Quindi dal 71 al 2000 il Centro Studi Fratellanza Cosmica di Marsala continuava la sua attività.
E allora, perché adesso ti dicono che tu usurpi un simbolo che usavi allora? Cosa è successo? Semplicissimo. Lui mi ha detto che tutti quei simboli, anche quelli di quarta dimensione, erano suoi. Io non potevo. E allora ho chiamato un avvocato, gli ho descritto tutto quanto, gli ho fatto leggere la lettera che ha mandato lui, e l'avvocato si è informato che Eugenio Siracusa non l'aveva mai brevettato. Allora l'avvocato ha brevettato sia quarta dimensione a Roma, con soldi miei, sia il Centro Studi Fratellanza Cosmica come sede nazionale a Marsala. Quindi lui era stato, diciamo così, tolto dal Centro Studi Fratellanza Cosmica, non gli apparteneva più. Io questo gliel'ho detto, ma gli ho detto pure, non mi interessa, tu puoi continuare a fare quello che vuoi. A me interessa solo non perdere tutti quei soldi che abbiamo speso per quelle cose, avevamo i fogli, le buste. Che mandavamo col nostro, diciamo così, col coso di Eugenio Siracusa. Io non sto dicendo che sono stato io a inventarla, era lui, diciamo così, ma lui non poteva all'improvviso dirmi butta tutto quanto all'aria. Poi c'è stata una cosa molto più grave, Quale? che quando io ho scritto un trattato, Opus Dei, Sionismo e Massoneria, da ragazzino, mi ha mandato una copia a lui, una copia a Puccio Reitano, che io ho conosciuto e mi ha parlato per sta corna di Eugenio, che addirittura l'ha minacciato di morte, gli voleva sparare, e un altro ad Ignazio Castellana. E Castellana è venuto a trovarmi e mi ha detto delle cose bellissime, mi ha abbracciato e mi ha detto è tutta la verità quello che scrive. Invece lui cosa ha fatto? Lui chi? Eugenio. A Sigonella c'era un ragazzo, Angelo Frazzitta, che era militare lì, che faceva parte del mio gruppo, meditava con noi, al che lui l'ha agganciato e gli ha detto di a Salvatore Paladino che la massoneria ha detto che c'è un rosacroce con una pistola, con una pallottola in canna che lo vuole ammazzare. Gli dice che non scrivo più quelle cose che lui ha scritto sulla massoneria, sull'Opus Dei, sull'Opus. A lui che cavolo gli interessava? A questo punto io ho cominciato a capire, ho cominciato ad analizzare tutto quanto, come questa persona dice che ha fatto delle ricerche, non ha fatto niente perché allora era un ragazzino sicuramente, perché non sa con chi ha a che fare lui, né che era Eugenio, ha conosciuto mai Eugenio, né ha conosciuto mai me, Allora, quindi tanto per... che stesse zitto e si facesse gli affaracci suoi, è la cosa più semplice che ci possa essere. Ecco, la persona a cui tu fai riferimento è diciamo, una delle diverse persone che ti hanno scritto chiedendo spiegazioni, ti hanno scritto in maniera, ti ha Ma io ho scritto però in maniera detto piuttosto in un arrogante. precedente video, io ho detto che l'attività con me, Eugenio Siracusa, è cessata quando io ho scritto un trattato su quarta dimensione, critica al Centro Studi Fratellanza Cosmica, fatta da uno stesso membro del Centro Studi Fratellanza Cosmica. E gliel'ho inviata a lui. Lui l'ha inghiottito perché c'erano tutte le verità che io dicevo su di lui e da allora non si è fatto più sentire. E da allora io non l'ho sentito più, ho intrapreso altre strade. Non Ma ho avuto più niente a che fare con l'ufologia, non ho avuto più niente a che fare col centro studi. Ho cominciato ad aiutare e curare le persone. Quindi non mi interessa più niente di quelle cose vecchie. Queste persone che stanno, diciamo, riportando morti che dormono alla superficie, che si facciano i fattacci suoi, non hanno niente da fare, non hanno famiglie, non hanno problemi, non hanno altre cose, ma vadano a fare in culo. Tornando invece al discorso del simbolo, no? Allora, tu hai brevettato a suo tempo il simbolo, ne hai mai dato pubblicazione? Ti sei mai arrogato No, pubblicamente? no, io ho detto a Eugenio che non mi interessava, io mi sono soltanto cautelato affinché lui non possa denunciarmi per dire io sono il proprietario. Lui non era più il proprietario, lui non l'aveva mai brevettato, né come Centro Studi Fratellanza Cosmica né come quarta dimensione, che poi quarta dimensione l'ho creata io. Ossio e se in quarta dimensione è mio, non è suo questo simbolo, capisce? Certo. Quello dell'aquila era suo, quello del disco volante con le mani erano sue. Ma non c'entra niente questo, già erano state stampate, non potevo io buttarle via tutti quei soldi.
Possiamo farlo vedere un attimo? Sì, sì. E qua vediamo un po', ecco, questo è il simbolo Sioi e questo è il poi simbolo. La scritta quarta dimensione è mia, non è sua. C'è poi, solo l'aquila. Quarta dimensione. L'aquila che era sua. Grazie. Ok. C'era solo l'aquila che era sua, capisce? Questi trattati che sono scritti lì, li ho scritti tutti io, non li ha scritti lui. Allora, in pratica Eugenio Siracusa, dopo la vostra tremenda litigata e rottura, ritenendosi in qualche modo in diritto di usurpare le cose tue, voleva usurparle e ti voleva cacciare dal centro studi. Deliberatamente mi ha minacciato per telefono, dice, io ti uccido. Siccome hai fatto con Pucci Celetano, l'hai minacciato di morte ed è andato in escandescenza. E allora tu hai brevettato. L'hai brevettato solo a scopo cautelativo, perché sì, poi non hai mai dato adito, no, non hai mai pubblicato, non hai no, mai... È stato dimenticato quel discorso del Centro Studi di Fratellanza Cosmica di Eugenio Siracusa. Non ho più parlato di lui. E quindi poi comunque Eugenio Siracusa ha continuato ad usare il simbolo che tu avevi brevettato per te per cautelarti, senza che tu gli dicessi mai guarda che questo simbolo è mio, giusto? Certo, mai. 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 A me interessava che lui non mi ostacolasse, solo questo. Ma poi dovrei dire pure un'altra cosa. Cioè, chi conosce di queste persone Sara Pavone, oppure quello con le stimmate si chiama Giorgio Bongiovanni, se non sbaglio. Sì. E se conoscessero queste due persone, Sara Pavone è venuto qua e ha fatto un seminario in un centro, c'ero io personalmente, ha visto tutte le mie cose e ha un grande rispetto nei miei confronti. Giorgio Bongiovanni addirittura aveva chiesto aiuto a me perché io aiutasse la mamma della sua donna che aveva un tumore al seno. In pratica, cioè, sostanzialmente. In pratica ti voglio dire questo. Eugenio Siracusa con Sara Pavone e con Giorgio Bongiovanni si sono ammazzati. E Giorgio Bongiovanni era il suo discepolo prediletto. Si sono scannate. A me non interessano queste cose, non voglio sapere del perché e del per come. Poi, come ipocriti, si sono riuniti il mio discepolo, il mio maestro di qua e di là. Vedi, Turiddu, tutte queste porcate, tutte queste stronzate, queste fesserie, non li adora. Lì vomita dalla bocca, come diceva Gesù Cristo. E quindi io ho cessato con loro, con tutti, con il Centro Studi Fratellanza Cosmica, e sono 43 anni che io non ho più niente a che fare con loro. Perché vogliono risvegliare morti che dormono, questi stupidelli che di quattro soldi, che erano bambini e non sanno né chi sono io, adesso e qui, o chi ero prima, o chi regge, io non si raccusa e tutto qua. Che vadano a leggersi l'opuscolo di quarta dimensione, il trattato, critica il Centro Studi Fratellanza Cosmica, fatta da uno stesso membro del Centro Studi Fratellanza Cosmica, dove io narro tutta la vita di Eugenio Siracusa, chi è, chi non è, quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, e tutto quanto la sua vita e tutte le cose che io ho visto. Quindi queste persone che scrivono, qualcuno gentilmente, ma qualcuno con toni estremamente arroganti ed aggressivi, niente, non sanno nulla, e però si arrogano il diritto di giudicare e di chiederti con fermezza, di, no, perché si arrogano questo diritto, di praticamente attestare il falso, che tu, attesti, che tu attestassi il falso, che hai rubato il simbolo. Beh, l'unica cosa che possono fare, do un nome e cognome, si chiama Sergio Sanfilippo, fa l'avvocato al Tribunale di Marsala. Sergio Sanfilippo, chiunque può scrivere al Tribunale di Marsala una lettera per Sergio Sanfilippo, l'avvocato Sergio Sanfilippo, dove chiederà se quello che ho detto io e che è stato lui che mi ha, diciamo così, brevettato l'opuscoletto quarta dimensione, pagato soldi a lui e soldi al brevetto di Roma, e che mi ha brevettato anche il Centro Studi Fratellanza Cosmica come direzione nazionale di Marsala e io come presidente. Non che io mi volevo mettere come, perché a me non interessano queste cose, ma qualcuno doveva mettersi ed ero io quello a cui le diatribe con Eugenio oppure le minacce di Eugenio erano state, diciamo così, create. Quindi è una lite che appartiene al passato
assolutamente, che appartiene al passato, che qualcuno sta riportando non so a che cosa, o quali interessi hanno, quali motivi hanno di rompere le palle alle persone che hanno dedicato tutta una vita ad aiutare gli altri e si sono sacrificate la vita. E senza assolutamente conoscerti, senza conoscere chi sei e che cosa fai. No, per conoscere me dovrebbero venire. Certo. Perché tu hai attaccato, no, fortemente Eugenio Siracusa, che è morto da quanti anni? Da un po' di anni. Non lo so. Okay. Però se tu al di là di questa questione lo incontrassi nella quarta dimensione, ti farebbe piacere? Se ti sto dicendo, io cerco, per coloro che ascolteranno questo video, dove sono, o se Mario Castellani è ancora vivo perché aveva una leucemia fortissima, o dove Ignazio Castellana, che è venuto qua da Milano a trovarmi per ringraziarmi di quel trattato che io ho mandato a lui. Io li vorrei rivedere come i miei fratelli nel tempo. Ancora sento una gioia e un amore verso queste persone che sono stati per anni, mi segue, miei collaboratori. Poi all'improvviso sono sparite. Quando Eugenio l'ha cacciato via, a Mario Castellano, non è più venuto al centro, si è fatto trasferire a Palermo e di lì non ho avuto più notizie. Poi un giorno è venuto a trovarmi a casa e mi ha detto che aveva la leucemia, al che io, avendo la capacità di curare la leucemia di cui mi ero curato io, gli ho detto: io ti posso aiutare. Sai come mi ha risposto? Come ti ha risposto? Mi ha risposto, dice: no Salvatore, sono sotto controllo dei fratelli dello spazio. Una minchiata del genere, Cutturiggio Paladino, succedisse su Venemunno. Invece in quel momento Salvatore ha avuto pena di quella persona e gli ho detto: senti Mario, qualsiasi momento tu abbia bisogno di me, io sono sempre qua, ti aiuterò. Cioè, queste stronzate così assurde, capisci? Certo. Non si è sentito più, è sparito. La sua famiglia, la sua moglie Mariella, loro non potevano avere figli, appunto, sempre. Sono sparite. Ignazio, io non so più dove trovarlo. Prima era in Toscana, in un gruppo, poi è successo qualcosa e si è allontanato da quel gruppo. Non ho avuto più numero telefonico né diciamo così, lettere di interscambio, niente, non so che fine abbia fatto. Io lo vorrei rincontrare. Quelli che parlano che io ho usufruito degli scritti di Ignazio Castellano, sono tutte stronzate varie. C'è gli scritti, come avevano detto a Gesù, lui non parla di per se stesso, parla un linguaggio di Buddha, buddista, nel senso che avevano attribuito a Gesù, che era un copiarmo di Buddha che visse 500 anni prima di lui. Ma come ho spiegato io in quarta dimensione, ho detto che sia su Krishna si è incarnato Cristo, sia su Buddha si è incarnato il Cristo, sia Gesù si è incarnato il Cristo. Non potevano parlare in modo diverso uno dall'altro, sarebbe stato assurdo, sarebbe stato contraddire loro stessi. Per questo avevano lo stesso linguaggio, perché era sempre lo stesso essere che di tanto in tanto si manifestava sulla terra per poter dare un impulso spirituale ed evolutivo alla luce, per contrapporsi alle tenebre. È questo che non vogliono capire. E ognuno dice le fesserie che pensa, perché pensano delle cose assurde, perché hanno una mente lineare, non hanno una mente olistica. Va bene.